Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo ad imparare il riff numero 3 del mio metodo Advanced Slap Bass Groove. Allora partiamo da un bel sol grave con la sua ottava, quindi sol e sol, thumb and pluck. Poi passiamo a prendere il si bemolle con il dito medio e andiamo invece sul si naturale sul basso, per poi cadere sul do sempre con il thumb. Facciamolo lentamente. Su questo Do, che cade sul primo ottavo della seconda battuta, andiamo poi a prendere la sua ottava alta. Qui finisce la parte in thumb and pluck. Dobbiamo cambiare tecnica e sulla parte acuta dello strumento andare a prendere con la tecnica finger le note, la, arrivandoci con uno slidino più o meno dal sol, la, sol, fa, re, fa, sol. Il difficile non è tanto prenderlo con la tecnica delle dita, ma il cambiare dal thumb alla tecnica delle dita, perché comunque il palmo, il braccio è messo in un altro modo e quindi questo ti richiederà un pochettino di studio. Proviamo a farlo insieme. Torniamo giù e ripetiamo la prima parte. Qua c'è una pausa di un ottavo che ci lascia un po' più di tempo per spostare la mano. Torniamo con la tecnica slap. Anche qua mettiamo uno slidino, anzi lo facciamo proprio sì con lo stesso dito. Qua nella partitura consiglio il dito 3, ma si può fare anche col 4 tranquillamente. Poi come note, ecco, scusami, prendiamo mi, re, si e poi di nuovo re. Questo re andiamo a fare un pochettino di tremolo, quindi con l'indice, con il dito 1. Di cosa si tratta? O col semitono sotto o sopra, molto veloce. Qua io stacco il pollice per riuscire a creare appunto questo effetto. Solo battuta 3-4. E poi ripartiamo. Proviamo a farlo una volta più lento insieme. Allora, qua era 130, mettiamolo pure a 90. 1, 2, 3 e 4. E questo è quanto, quindi ti auguro un buono studio, vai a cercare i miei metodi sul mio sito e noi ci vediamo al prossimo video, grazie.